Colleghi, buongiorno a tutti. Continuiamo con la nostra maratona di domande. Le domande sono abbastanza. Le ultime modifiche hanno provocato una serie di dubbi, di domande ed è comprensibile, ma dobbiamo andare avanti. Anch'io continuerò con le domande che ci sono state inviate per non perdere tempo. Quando apparirà l'applicazione Gem Market? L'applicazione Gem Market, pianifichiamo di rilasciarla il 31 agosto, quando ci sarà il release per Gem Space. Contemporaneamente pianifichiamo di realizzare il release per Gem Market, quindi sarà alla fine di agosto. In seguito andremo avanti come per Gem Space, con release ogni 3 settimane, quindi molto presto, solo un mese. In questo periodo continua la vendita delle azioni e le azioni, nonostante da tempo siano già terminate, a chi appartengono queste azioni e da quali riserve? La domanda è abbastanza ragionevole. Inizialmente vorrei dire che le azioni non si prendono da nessuna parte, non spariscono da nessuna parte, sono sempre di qualcuno e, come sapete, ciò che la nostra compagnia principale delle Marshall attualmente conta 20 milioni di azioni, di cui il 49,10% era degli investitori privati, il 50,01% per la parte amministrativa, cioè la squadra degli sviluppatori, il nostro servizio assistenza, la nostra parte giuridica, il consiglio dei dirigenti, una grande squadra anch'essa. Ma dopo di questo, in primavera, mentre aspettavamo l'apertura del fondo che si pianifica per la fine di agosto, di cui Valerij Nikolaevich ha già raccontato, in questo arco di tempo, con parte del consiglio dei dirigenti a cui appartenevano 50,0,01% di azioni, abbiamo stanziato 1 milione di azioni. Ecco il secondo milione, di cui sono rimaste 426.000 azioni. La prossima domanda: come verrà considerato il KKA in Gem Space e come in Gem Market? E ci sarà in Gem Market? La domanda è abbastanza ragionevole e vorrei dire che al passaggio della nostra compagnia da compagnia Marshall a fondo per gli investimenti, pianifichiamo che tutti i nostri strumenti per il marketing che utilizziamo attualmente vorremmo che non subissero delle modifiche, perché per abituarsi a delle modifiche ci vuole tempo, ci vogliono sforzi. Per questo vorremmo che non ci fossero delle modifiche, quindi il KKK che ha la compagnia attualmente sia senza modifiche. Per quanto riguarda Gem Market, la situazione sarà diversa poiché sarà un inizio di progetto, il KK sicuramente sarà a zero, mentre per quanto riguarda il passaggio di Gem Space, il KK sarà uguale e coloro che non hanno il KK a livello massimo potranno anche aumentarlo. Ho capito bene, se una persona acquista azioni entro il 28 agosto sarà coinvolta nella vendita e nel profitto per Gem Space? Beh, sì. Mentre gli azionisti che effettueranno acquisti dopo il 28 agosto saranno coinvolti solo nella vendita di Gem Market, e questo significa che bisognerà aspettare ancora 2 o 3 anni, quindi bisognerà affrettarsi fino al 28 agosto. Beh, la domanda è abbastanza confusa, ma cercherò di rispondere cosa si chiede per rispondere. Ad oggi si conduce il passaggio dalla compagnia delle Marshall al fondo. Tutti gli investitori attuali andranno nel fondo senza delle condizioni aggiuntive con il proprio pacchetto di azioni. 200.000 azioni, tutte le azioni verranno passate. La promozione con il nome Condizioni Speciali, che adesso vedremo in seguito, è una promozione indirizzata a dare parte dei pacchetti di azioni pari a 5, dal 5 al 15% nel nuovo progetto Gem Market, per passare questa quantità di azioni al nuovo progetto. Chi vuole aderire a questa promozione può farlo. Questa
Quindi questo significa che gli azionisti del progetto Gem Space riceveranno un determinato pacchetto di azioni uguale alla quantità di azioni aventi ad oggi nel progetto nel nuovo. Quindi per questo non capisco, per quanto riguarda la parte di bisognerà affrettarsi, non bisognerà affrettarsi, ma capite bene come potrete acquisire in maniera gratuita parte delle azioni per Gem Market. Anche in chat hanno fatto questa domanda e capiamo che questo nuovo progetto abbia una buona monetizzazione, impegnato sin dall'inizio per diverse operazioni finanziarie riguardo all'acquisto, ma entro il 28 agosto, aderendo alla promozione condizioni speciali, potrete ricevere parte delle azioni in maniera gratuita per il nuovo progetto. Potremo partecipare all'acquisto di quote per Gem Market se entreranno a far parte grandi fondi. Ci saranno per questi fondi limitazioni per l'acquisto di quote? Grazie per la domanda, che è abbastanza ragionevole. Noi siamo interessati per far sì che il nostro valore principale in questo progetto è la squadra che noi abbiamo formato ormai da tempo, dal 2016, e con questa squadra noi sappiamo che possiamo andare avanti anche nel prossimo progetto, quindi il nostro scopo è conservarla, salvaguardarla e garantire alla squadra una situazione favorevole per far sì che tutti siano soddisfatti. Per quanto riguarda il fondo, daremo la possibilità di permettere ad essi di avere delle limitazioni per favorire i nostri investitori. Un privato potrà entrare nel secondo progetto nel fondo, anche se non è un investitore del primo progetto. Certo, qualsiasi ente privato che voglia far parte del progetto, anche degli enti giuridici. Su questo non ci sono delle condizioni aggiuntive, non poniamo alcuna condizione, a qualsiasi tappa possono aggiungersi degli enti investitori e comprare il proprio pacchetto di azioni. Nella tappa finale verranno prese delle misure per l'eliminazione, la confutazione, il blocco delle risorse, il perseguimento di reati da parte di coloro che diffamano l'interessamento per gli investimenti di Gem4me. O è già stato deciso di non curarsi di questa mosca e interessarsi solo ai propri affari? Beh, vedete, qui qual è la domanda? Questo lavoro di cui si chiede, cioè la guerra con la parte negativa, diciamo, che è indirizzata a diffamare la compagnia, sicuramente abbiamo combattuto e continueremo a combattere con questo e dedichiamo una parte del budget della compagnia. Sappiamo che non è una cosa semplice. Questa è una funzione che avviene continuamente quando gli esperti di marketing effettuano il resoconto. Vedete lì la quantità di negativo, anche di recensioni positive che ci vengono rilasciate in base anche alle nostre richieste riguardo al progetto e questionari. Quindi il lavoro riguardo a questo c'è stato e continuerà ad esserci. La compagnia si serve di un unico flusso per gli investimenti privati. Sulla base di questi mezzi la compagnia ha acquistato cose materiali, ad esempio la sede per gli sviluppatori? Sicuramente no. Non solo non acquistiamo, ma non pianifichiamo di acquistare niente. Abbiamo quattro direzioni principali, le sapete: lo sviluppo del progetto, il secondo è la promozione, il terzo la vendita, il pagamento degli azionisti e il quarto è la nostra squadra amministrativa che sostiene il progetto. Per quanto riguarda l'acquisto di immobili o altre funzioni, non si pianificano e inoltre, se fate attenzione, l'ufficio che riguarda gli sviluppatori dove si sono trasferiti è in affitto, quindi si può controllare questo, cioè noi non abbiamo queste proprietà e questo può essere controllato anche, può essere verificato sul nostro sito. Ma la cosa principale è che noi cerchiamo
di evitare ogni spesa che noi consideriamo non necessaria per il nostro scopo, ad esempio l'apertura di grandi sedi in Europa, in Asia, in Russia, per dimostrare come siamo veramente fantastici. Questo non ci serve, non ci serve spendere dei soldi in maniera inutile, è ciò che dimostrerà il nostro successo, il nostro prodotto che si sviluppa in maniera positiva e la crescita della squadra e degli utenti della nostra applicazione. Colleghi, adesso ci spostiamo alla seconda parte del mio intervento, passiamo alla parte standard. Vorrei inizialmente porre l'attenzione su un paio di cose. È possibile che voi abbiate già visto nella lista di chat dell'applicazione che alcuni dei vostri degli utenti e di coloro con cui comunicate abbiano a fianco al loro nome dei simboli come dei diamanti, dei gattini, degli ombrellini, dei cuoricini vicino al cognome. È possibile che vi siate chiesti cosa siano e vi siate interessati alla faccenda. Ricordate quando è uscito il release il 20 luglio con Vaghese Agarian che ha raccontato di questo? È apparso nel profilo di tutti la sezione regali e oltre a questo è apparsa la prima missione che riguardava questo. Uno di questi simboletti, 5, che vedete sul terzo screenshot, poteva essere ricevuto dagli utenti Gemspace, che in un determinato periodo sarebbero entrati all'interno dell'applicazione 7 giorni di fila. Quindi la maggior parte di coloro che ci sono oggi lo hanno già magari ricevuto e hanno scelto uno dei 5 simboletti. Bisogna solo entrare nel proprio profilo, nella sezione regali e se vedete già sullo schermo il secondo screenshot, potete cliccare sulla sezione riscatta regalo se siete entrati già 7 giorni di seguito nell'applicazione. Sicuramente vedrete il pulsante rosso riscattare regalo. Arriverete quindi sul terzo screenshot, scegliendo il regalo e potrete condividere la vostra esperienza con gli altri utenti su questo regalo. È quello che si chiama emoji, sono animati, molto accattivanti e quindi vi consiglio di entrare 7 giorni nella nostra applicazione e di consigliarlo anche ai conoscenti e agli amici. Valentina ha già riscattato il suo regalo e siamo molto contenti. La seconda cosa è anche molto importante e interessante. Sapete come abbiamo il nostro Gem Shop? Adesso il moderatore vi invierà il link in chat, sicuramente rintracciabile sul web. Come già stato annunciato, il 31 agosto ci sarà la versione mobile di Gem Shop, ma è molto più semplice utilizzarlo sicuramente sul telefono, ma ad oggi stiamo cercando di migliorare la versione Android e iOS. Avete il link, non ricordo da quale data, sicuramente dallo scorso sabato è iniziata la svendita estiva. Abbiamo il nostro negozio e la nostra merce aziendale con i simboli della nostra compagnia e ci sarà lo sconto del 25%. Utilizzatelo, approfittatene finché estate, vorremmo liberare anche i nostri magazzini per accogliere la nuova merce più autunnale e invernale. Quindi abbiamo ancora agosto e settembre per acquistare queste bellissime magliette. Unitevi quindi all'acquisto. Andiamo avanti con i leader della settimana. La settimana è stata abbastanza proficua, con un fatturato di 3 milioni di euro, grazie agli sforzi della nostra squadra di leader. Vedete come 65 investitori in 10 paesi abbiano acquisito più di 1.000 euro, 26 investitori in 8 paesi più di 2.000, 13 investitori in 7 paesi più di 5.000.
e il leader della settimana, il 19, ha acquisito 19.100 euro, il leader, in maniera molto attiva. Gli facciamo i complimenti, un profitto veramente, veramente proficuo. La quantità di azioni, l'abbiamo già detto, sono rimaste 426.000 azioni. L'orario delle conferenze, il prossimo lunedì ci sarà la presentazione del consiglio dei dirigenti e in seguito nuovamente i briefing. Le domande comunque sono tante, quindi rispondiamo alle vostre domande, inviatele, è molto utile. E per quanto riguarda le promozioni, in maniera molto veloce vi farò vedere le promozioni che la nostra squadra di presidenti che amministra le promozioni e tutto nel nostro progetto ha chiesto di prolungare ancora di 2 settimane perché ricordiamo come all'inizio dell'introduzione di una promozione ci sia bisogno di tempo per abituarsi ad esse, quindi ad oggi vediamo come si siano sviluppate bene e quindi cerchiamo di promuovere queste promozioni. I nostri investitori stessi hanno chiesto di prolungarle, quindi vi mostro quelle prolungate, quelle principali fino al 14 agosto del 2023. Vedete, ce l'hanno chiesto anche in chat. Abbiamo la promozione 1, 2, 3, ad esempio. Vi mostro le promozioni prolungate, il KK10, la promozione 1, 2, 3, la moratoria sul KK. E le condizioni speciali di cui vi ho già raccontate, grazie alle quali si può ricevere una quantità di azioni gratuite se aderendo a queste condizioni, ricevendo dal 5 al 15% di azioni gratuitamente. Credo al moderatore nuovamente di condividere il link in chat per far sì che voi vediate quali siano le condizioni. Potrete quindi nel mese di agosto ricevere queste azioni gratuitamente per il passaggio al secondo progetto. Grazie mille per l'attenzione, auguro successo a tutti. Ed ecco il nostro terzo intervento molto intenso e do la parola a Natalia Arshavskaya. Grazie mille.